allora, grazie alla riforma Madia sarà possibile mandare a casa queste persone in 48 ore. Questo è possibile. No. Al di là della retorica di Costa Magna, che viene qua solo per dire puntualmente no, al di là di questo studio e della televizione in cui Costa Magna viene a dire sempre no, c'è un paese che aspetta, che aspetta alle verità e non alle bugie. Tra un mese c'è un paese che aspettava queste norme che finalmente sono state fatte. Questo è un punto di realtà. Questo è un punto di realtà. Prima non c'era questa possibilità, oggi c'è. Prima era affidata alla discrezionalità del dirigente, ora se il dirigente non si attiva si licenzia il dirigente. Purtroppo questi casi sono frequenti e chiaramente la domanda è: qual è la reazione? Ora, come è già stato detto prima, non c'è nessun decreto Madia che oggi funziona. Sappiamo che funzionerà, però dobbiamo specificare una cosa: non aggiunge nulla rispetto a quella che la normativa precedente prevedeva, perché dava la possibilità, dava la possibilità di buttare fuori certe persone dalla pubblica amministrazione. Il vitalizio è l'emblema di una classe politica che, oltre a essersi dimostrata totalmente incapace di fare qualsiasi cosa nell'interesse dei cittadini e oltre a essere stata dilaniata dalla corruzione e, secondo fatti anche abbastanza recenti, complice addirittura di forme di malavita organizzate, questa è una classe politica che arriva a un punto di arroganza tale dall'attribuirsi un privilegio odioso come quello del vitalizio, che non ha nulla a che fare, questo diciamolo, con il sistema pensionistico. Qui parliamo di un furto a norma di legge, perché quello che avete fatto vedere e che spesso voi denunciate è un furto a norma di legge. Allora la domanda che secondo me dobbiamo porre è: oggi le cose sono cambiate? E io vi dico assolutamente di no. Faccio l'esempio del parlamentare. Un parlamentare base, chiamiamolo parlamentare base, cioè senza indennità, guadagna, un parlamentare del Partito Democratico, guadagna 12... Beh, scusi, anche quello dei 5 Stelle. Sì, spiegherò perché c'è una differenza. Stavo prendendo un... Per non parlare degli assenti, parlavo di un parlamentare del Partito Democratico. Perché mi pare che sia un parlamentare... Sì, ora però ti spiego qual è la differenza anche tra me. L'abbiamo scoperto dalle cronache giornalistiche, non c'è nessuna differenza, e truffate pure sugli scontrini che non presentate. Mi rendo conto che la strategia sia quella di alzare... Io voglio specificare semplicemente questo, che un parlamentare guadagna circa 12.000 euro al mese. Non è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle in 3 anni di legislatura, i fatti parlano chiaro, ha restituito di stipendi 17 milioni di euro che erano già nei nostri conti correnti e abbiamo restituito allo Stato a favore della piccola e media impresa, oltre ad aver rinunciato ai 42 milioni di euro per rimborsi elettorali. La totale mancanza di trasparenza del Movimento 5 Stelle, unico a non aver presentato bilanci, unico a non aver diritto nemmeno in partenza ai rimborsi elettorali, unico ad avere violato la legge che oggi andiamo a emendare come indicato. Qua ci sono partiti democratici che non rispondono a nessuno e qualche partito che non è democratico, e infatti proprio per questo non prende i soldi del finanziamento, non perché qualcuno non li vuole. Per cui smettiamola di raccontare balle ai cittadini. Soldi non li può prendere perché non ha lo spazio di statuto e non ha mai presentato un bilancio. Il partito che non ha depositato un documento a supporto del bilancio del 2013, il Movimento 5 Stelle. Non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito, perché l'unico che l'ha fatto sono stato io insieme al collega del Piemonte nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno restituiti. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Che roba è? È finto. Come è finto? È finto. È finto, è un assegno di cartone. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento dei partiti. Non ne ha diritto, perché la legge prevede che possono avere finanziamenti i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico. Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha, per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di reduce della Prima Guerra Mondiale. Non ho diritto. Ora,
poi il parlamentare che fa? Alla fine di questi 5 anni di duro lavoro parlamentare si becca anche 50.000 euro di assegno di fine mandato, perché ha bisogno di essere reintegrato nella società, non un parlamentare del Movimento 5 Stelle, perché noi rinunciamo anche a quello. Perché avete votato contro il vitalizio che venisse tolto ai condannati, scusa, in commissione? Come no? Ora ci arrivo e le spiego. Se fosse stato per voi Dell'Utri l'avrebbe preso piuttosto che tanti altri. Sa cosa? Che noi abbiamo proposto, abbiamo fatto una proposta vera. Se lei si informa, la proposta che noi ci siamo rifiutati di votare perché ci rifiutiamo di prendere in giro gli italiani. Cioè lei dice votiamo i compromessi al ribasso. Ma un compromesso, ma questo non è nemmeno un compromesso, però, questa è una farsa. Chi è stato condannato, ma è positivo. Però non è stato tolto. E le spiego perché. Perché su 1500 persone che percepiscono quel vitalizio è stato tolto a 18 persone. Vabbè, qui non è un compromesso a ribasso. Reati contro la pubblica amministrazione e reati, diciamo, con andrebbero tolti a tutti. Andrebbero tolti a tutti. Però non confondiamo le cose. Allora, però non facciamo confusione. No, scusa, io sto finendo il mio intervento. Finisce e poi replico io, perché stai facendo un sacco di confusione. La gente non capisce niente. Io sto spiegando. Avete votato contro perché non volete i compromessi a ribasso, che non è un compromesso a ribasso, è una farsa, perché l'hanno preso 18 su 1500, non lo percepiranno. Aggiungo una cosa, che dopo 5 anni quelle persone, quando vengono riabilitate, hanno di nuovo diritto al vitalizio. Allora io mi rifiuto, lo lascio questo a quelli del PD, mi rifiuto di prendere in giro gli italiani. Aggiungo un'altra cosa. Il vero scandalo è che ancora oggi, dopo 4 anni e 6 mesi di legislatura, a 65 anni i parlamentari prendono la pensione, la loro pensioncina. Ora io ho difficoltà a spiegare questa follia spudorata a un cittadino che ha lavorato per tutta la vita e a cui lo Stato dice che non può andare in pensione. Mia madre, dopo 35 anni di lavoro, non è potuta andare in pensione per la legge Fornero, che il Partito Democratico ha votato, però contro i vitalizi, quando c'è stata la legge contro i vitalizi hanno votato contro, perché lo Stato gli dice che deve lavorare altri 5 anni. E perché? Perché la scusa che dicono sempre è: quello che entra non è in grado di pagare quello che esce di pensioni. Quindi lei dice aboliamoli tutti. Io le ho portato il bilancio della Camera. Il bilancio della Camera ci dice che Ogni anno la Camera incassa di contributi 7 milioni di euro. Vuole sapere la Camera ogni anno quanto spende per i vitalizi e le pensioni? 140 milioni di euro. Però rispetto a questi parlamentari il problema non si pone. Si pone per i cittadini che hanno lavorato onestamente tutta la vita. Io sono d'accordo, ma è d'accordo il PD. Tu sei d'accordo. No, però buona fede. Dopo il comizio di tre quarti d'ora, diamo alcune informazioni. Se i miei fatti sono falsi, puoi replicare. Però infatti sto replicando con prima notizia che dobbiamo dare a chi ci ascolta. Avete votato contro all'ufficio di presidenza di Montecitorio e Senato per togliere i vitalizi a chi è condannato per mafia, terrorismo e reati contro la pubblica amministrazione. Vabbè, ho già spiegato che non è così. Primo fatto che gli italiani devono sapere. No, ho già spiegato secondo che non è così. Fatto, noi volevamo toglierlo a tutti. Secondo spiega fatto, anche questo. Però io non ti ho interrotto. Esiste una proposta del Partito Democratico a prima firma Richetti per togliere i vitalizi passati, perché su quelli, diciamo, questa generazione di parlamentari si è intervenuto. Ho già detto all'inizio, lo ribadisco perché mi sono confusa, ora i parlamentari percepiscono quello che versano alla fine. Sì, bisogna intervenire. Si riesce a fare una legge tutti insieme, per tutti, costituzionale, che abolisca destra e sinistra questa questione e permetta di intervenire sui vitalizi passati. Sedetevi a un tavolo e fatela. Infatti si può, fatela. Sto dicendo, non ma non a ribasso, facciamola secca. Allora, perché, ripeto, la proposta Richetti interviene per togliere i vitalizi a tutti, non solo ai condannati, ai vitalizi passati, presenti Bonafede, e futuri. Un attimo, allora solo la domanda è: Bonafede, perché non la votate, non la firmate, portare avanti, mi deve permettere, diciamo, mi deve permettere di rispondere, ho dei tempi, soltanto per dire che noi abbiamo presentato tutte le proposte di legge per abolire i vitalizi, abbiamo votato anche quelle degli altri, volevamo che tutti condannati non prendessero i vitalizi. Vi siete messi d'accordo? No. L'euro
l'eurodeputata Picerno arriverà a prendere probabilmente due pensioni. Ma non è vero, allora... ti ripeto che le vogliamo togliere di mezzo. Sì, però come è perfetto, e questo è il problema di credibilità. Come te lo devo dire? Io posso andare in da un cinese, lavoratore e parlargli. Ma dimmi, te lo spiego, sì, te lo racconto in inglese, in francese. Basta l'italiano, ma cioè, mi no, interessa anche se perché lei sta all'europeo, il Parlamento europeo, guarda le lingue, dai, glielo fa così, dai. Poi l'Apo lo dirà in fiorentino. Vede, il problema è che di parole se ne sono sentite tante, probabilmente anche in tante lingue. A me non interessa ascoltare, mi interessa guardare i fatti. E i fatti sono che voi continuate a percepire. Sapete soltanto dire di no e ubriacare gli italiani di parole senza senso. Alla prova dei fatti, non ci provi. Alla prova dei fatti votate contro ogni proposta. Non è nemmeno un... Allora, l'Italia dei Valori nella scorsa legislatura presentò la proposta per abolire i vitalizi, la deputata Picerno assieme a tutto il Partito Democratico ha votato contro, poi però va dai, il lavoratore gli dice ti devi tagliare i vitalizi, quello si prende preso anche un po' in giro perché dice tagliamoceli insieme, io ho credibilità di fronte ai cittadini perché vado lì e ogni mese restituisco i soldi dal mio stipendio, io, quando farete lo stesso potrete parlare. A differenza degli altri, perché dite che restituite una somma non chiara, che mettete una cifra incomprensibile per rimborsi di viaggio, taxi, che non si capisce. Quando sarete in grado di fare trasparenza, quando esibirete il bilancio del Movimento 5 Stelle, potrete fare lezioni agli altri, buona fede. Allora, fino a quel momento allora, no. Spiega che c'è la lezione da voi anche no, perché non potete farla a nessuno la lezione, perché non siete Movimento Politico trasparente. Un attimo, poi però questo però questo non glielo permetto perché il nostro bilancio non c'è perché non prendiamo non niente. Intervengo io. La politica a costo zero non esiste e la dimostrazione che la politica a costo zero non esiste ce la dà anche il Movimento 5 Stelle, perché guarda caso dei soldi che vengono dati ai gruppi per il loro funzionamento i 5 Stelle non hanno rinunciato, e io in un dibattito televisivo ho sentito dire da una tua collega che non li avete rifiutati perché servono per pagare gli stipendi di chi lavora nel gruppo, allora non è che va bene per loro e non va bene per noi. Collega non lo dice, però per esempio ai 5 milioni di rimborsi delle spese dei gruppi il Movimento 5 Stelle non ha rinunciato, quelli sono soldi che entrano e rispetto ai quali dovreste fare, visto che siete sempre i più trasparenti del mondo, dovreste fare chiarezza, perché quei 5 milioni 5 Stelle.it, c'è tutto lì sopra. Voi a quei 5 milioni non avete rinunciato, allora ditelo però che non avete rinunciato ai 5 milioni. Voi ne prendete 10, sono gli unici soldi che prendiamo per assumere. Sono proporzionali in base a sono gli unici soldi che prendiamo per assumere il personale. €160.000 per appartamenti allo staff del Senato dei 5 Stelle, fonti pubblici per affitto di appartamento dei dipendenti. Le case degli uomini di Casaleggio pagate coi fondi pubblici del Senato, è vero? Non è vero nel modo in cui lo tratta l'Espresso e non è vero in alcune cifre che dice l'Espresso. Semplicemente come gruppo di Camera e Senato, in questo caso si riferisce al Senato, noi abbiamo dei fondi con cui paghiamo i dipendenti della comunicazione, del legislativo e dell'amministrativo, come tutti i gruppi parlamentari. Poi quello che loro ci fanno sono fatti poi, loro. Sì, poi se ci sono delle persone non residenti a Roma e gli diamo un aiuto per rimanere a Roma in affitto, non c'è nessun problema. Pagavano un bel po' d'affitto. Oltretutto, no, ma sono quelle le cifre che non sono, che sono, cifre sono, che sono sballate. Ecco, noi non usiamo i soldi del gruppo per pagare degli appartamenti, dei viaggi e delle cene agli amici della Casaleggio Associati. Buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Avrei delle domande per Casaleggio sulle primarie dei parlamentari, che se non vuole rispondere vorrei solo consegnargliele sulla trasparenza e i fondi dei gruppi parlamentari, milioni di euro alla Casaleggio. E se non vuole rispondere vorrei solo potergliele consegnare, è possibile?
guardi, in questo istante la linea mi tra poco, non lascio interesse, non vuole nessun contatto, se vuole lasciare qualcosa può lasciare tranquillamente in portineria.